Seconda gara consecutiva al Bonolis per il teramo di Federico Guidi. Dopo la Vispesaro arriva l'Imolese di Fontana, distante 3 punti dai biancorossi. Occasione questa per i diavoli di agganciare proprio l'Imolese e tirare un po' il fiato dopo lo stop patito contro la Vispesaro. Bernardotto si accomoda in panca. Birligea promosso titolare insieme a Rossetti, Rillo e Fiorani. Fischia Crezzini di Siena. Primo teramo in avvia di gara. Sulla sinistra scappa via Rillo e mette sul primo palo. Birligea controlla ma si allunga troppo il pallone nel tentare di superare Melgrati e spreca l'occasione. Minuto 28, ripartenza Imolese sulla sinistra. Il tiro a giro di Turchetta trova Soprano che devia in corner. Dall'angolo successivo l'altro 5 del match, Rinaldi, sfiora l'incrocio e mette i brividi a Tozzo. Mezz'ora del primo tempo, capovolgimento di fronte con il Teramo. Da destra si va a sinistra verso Rosso, il numero 20 biancorosso si accentra e col destro cerca di impensierire Melgrati. Il numero 1 ospite respinge coi pugni, poi la difesa spazza. 2 minuti dopo la mezz'ora, ammonizione per Fiorani. Questa sanzione costerà cara agli uomini di Guidi. Sfiora il gol matarese dopo la cavalcata di Benedetti. Sulla ribattuta il fendente di Matarese toglie un po' di vernice dal palo. Minuto 43, doppio giallo per Fiorani. È ingenuo l'intervento del biancorosso in una zona innocua del campo. Doppio giallo e Teramo in 10. Il Teramo ne paga subito le conseguenze dopo il riposo. Al primo affondo, infatti, l'Imolese passa. Dalla destra, traversone perfetto per Angeli, che infila Tozzo a fil di palo. Troppo ferma, però, la difesa biancorossa. Poco prima della mezz'ora, l'Imolese trova anche il raddoppio, ma Padovan, sulla respinta di Tozzo, è in netto fuorigioco e l'arbitro, giustamente, annulla. 83esimo, è ottimo il pallone per Malotti. Il 7 del Teramo, però, perde l'attimo. La difesa ospite ringrazia. Un minuto più tardi, il Teramo segna, ma l'arbitro annulla per un evidente tocco di mano da parte di Bernardotto, che viene successivamente ammonito. Rivediamo a rallenti. Ci prova ancora l'Imolese. Stavolta il tapin di Padovan è bloccato solo dall'incrocio, con Tozzo ormai battuto. Poco prima del 90esimo, ancora un'occasione d'oro per Bernardotto. Il 9 però arriva in ritardo, puntuale la chiusura di Melgrati. Non succede più nulla, nemmeno nell'ultimo corner a disposizione per il Teramo. Per i ragazzi di Guidi è la seconda sconfitta consecutiva, tra l'altro tra le mura amiche. L'Imolese può alzare le braccia al cielo. La formazione di Fontana, pur non disputando una partita eccezionale, porta a casa 3 punti pesanti. Teramo che rimane inchiodato a quota 2 e ora la classifica si fa davvero preoccupante.